Ciao, benvenuti in questo nuovissimo video della serie Le Monmas, quindi i nostri video dedicati a Natale, al periodo di Natale. Allora, oggi sono vestita di nero, quindi non sono molto molto natalizia, però ho messo il rossetto rosso, bordeaux, perché ho detto, almeno qualcosa di rosso ci deve sempre essere, o rosso, oro, argento, verde, quindi qualcosa che ricorda un minimo il Natale, a parte lo sfondo super natalizio. Comunque, oggi faremo un video molto molto interessante, ed è un video che io non faccio da tantissimo tantissimo tempo, ed è il video What's on my phone. In questo caso What's on my iPhone 11 Pro. È un video che io non faccio penso da 2-3 anni. È un video che un video tag che a me piace veramente sempre tantissimo guardare perché mi dà sempre nuove idee, nuove ispirazioni per scaricare delle applicazioni. E nulla, quindi adesso sblocco il mio telefono, ho già riconosciuto il mio volto, lo tiro su e adesso faccio partire la registrazione, così faccio tutto insieme a voi. È partita la registrazione, bene, adesso la vedrete qui. Nella primissima schermata troviamo FaceTime, poi c'è Dov'è, che praticamente dovrebbe essere il nuovo Trova il mio iPhone, Trova il mio, sì, il mio iPhone. Poi c'è Mappe, utilissimo perché io mi perdo in continuazione. Mappe, io lo trovo tanto utile quanto Google Map, li trovo entrambi molto molto utili. Poi c'è il calendario, il meteo, anche quello utilissimo. Io sono una di quelle che va a controllare sempre la sera, prima di andare a dormire, che tempo farà il giorno dopo, vabbè. Poi c'è Apple Store, vabbè, dove si prendono tutte le applicazioni, eccetera, eccetera. Vedrete che io ho due applicazioni per le mail, una di fianco all'altra, perché in quella azzurra, è l'email, quella che c'è sempre in Apple, ed è collegata al mio, account del cloud appunto di Apple, mentre nell'altra email, quella di Gmail, ci sono altri due account, uno che è collegato a YouTube e mentre un altro che è collegato tipo alle mail per le collaborazioni, quindi tutti dedicati a YouTube, diciamo. E poi appunto troviamo orologio, troviamo foto che vabbè, galleria praticamente, musica che non uso mai perché io utilizzo Spotify. Gmail ve l'ho spiegato, le note che per me sono importantissime, io nelle note scrivo qualsiasi cosa, dalla lista della spesa ai video che devo girare per voi, a delle cose che magari mi devo annotare immediatamente, molto molto importante. Poi c'è Apple Store che dovrebbe essere tipo Play Store. Non mi fa entrare perché l'Apple Store è stata aggiornata. Ok, lasciamo stare, lasciamo stare. Poi c'è il wallet che io trovo un'applicazione importantissima che tutti quanti sottovalutano quando fanno questo genere di video, però io la trovo molto molto utile perché è l'applicazione che vi fa vedere tutti i vostri biglietti, sia del treno che dell'aereo. Io come vedete ne ho salvati attualmente 3 e io la trovo veramente veramente molto molto utile perché vi fa vedere appunto i vostri voli, i vostri treni, i biglietti. È molto molto utile anche perché quando viaggiate basta che fate vedere il telefono e non dovete stampare nulla. Io la trovo utilissima e io non potrei vivere senza Apple Wallet. Poi c'è la fotocamera, che vabbè, fotocamerina classica. Ehi, ciao! Fotocamerina classica, questa qui di Apple, è molto molto famosa come applicazione. Non so se guardare la macchinetta o se guardare qui. Comunque è molto particolare perché praticamente tenendo premuto si attiva il video e poi tipo andando di qua si stacca, mentre se vado di qua scatta un sacco di foto a raffica. Poi per il resto così è tutto uguale. Poi troviamo le impostazioni, anche qui una applicazione che c'è già preinstallata fondamentale perché da lì gestite, perché da qui ovviamente gestite tutto e io la trovo fondamentale come applicazione. Poi c'è Instagram, che vabbè, Instagram, come si fa a non amare Instagram? Qua ci sono tutte le persone che seguo, tutte le fotine, le varie cose e niente, quindi io amo lei, bellissimo. E poi, quindi, se non mi seguite, questo è il mio account, andate a dargli un'occhiata, seguitemi se ancora non mi seguite. Poi, passando alla seconda schermata, che è, diciamo quella un pochino più cicciosa, un pochino più interessante, ci sono le altre app che utilizzo. Come vedete, io non ho tantissimissime applicazioni. Ho anche il telefono relativamente da poco, ho il telefono da una settimanella circa a quando sto filmando il video e quindi giustamente ho le applicazioni che uso di più. Ogni tanto mi capita di scaricare le applicazioni fantasma, tipo le applicazioni che stavano per giocare o Minion Rush, quelle robine lì che poi cancello puntualmente. Allora, nella cartella Utility, in realtà ci sono le applicazioni che per me sono inutility, quindi le applicazioni che non utilizzo quasi mai, tipo i memo vocali, il metro, che non ho mai utilizzato il metro, la calcolatrice sì, la uso spesso, e poi i file, i libri, tutte cose che io in realtà non utilizzo.
Poi nella banca, nella cartellina banca, ci sono le applicazioni che utilizzo per le mie carte, quindi l'applicazione dell'Unicredit e l'applicazione della Postpay, che sono le carte che ho. E poi c'è, vabbè, l'applicazione dell'Apple Watch, perché appunto se avete un Apple Watch lo potete configurare ed è utilissimo avere un Apple Watch se avete tutto Mac, perché quando vi arriva un messaggino, quando vi arriva una chiamata, vi arriva anche sul cellulare, ed è una cosa veramente super super figa. Poi c'è Spotify che, ragazzi, Spotify per me è la vita. Vi faccio dare una breve occhiata alle cose che ascolto. Per esempio, queste sono le canzoni. Io ho messo Summer 2019, ma in realtà, tipo, la aggiorno in continuazione. E queste sono un po' le canzoni che ascolto. Queste qui, se no, mi piace anche, ovviamente, i miei brani di Shazam. Sono veramente strani, tipo, alcune sono veramente assurde. Non so neanche perché le ho cercate, le ho Shazammate. E poi vabbè, ovviamente tutte le altre cosine. Ascolto anche ogni tanto dei podcast o metto delle, come si dicono, tipo playlist per quando faccio workout in palestra, molto molto utile. Poi c'è Octoly che è un'applicazione, non ve la posso aprire perché ci sono dei dati sensibili, comunque è un'applicazione che io uso quando faccio delle piccole collaborazioni, magari quando mi avete visto collaborare con La La Lab o con Estée Lauder era tramite Octoly e quindi è un'applicazione che diciamo mette in contatto influencer e aziende. È molto molto carina, non la utilizzo tantissimo perché non funziona proprio perfettamente, però è carina, è molto carina. Poi c'è Unfold che è sì, penso l'unica, come l'ho detto, è l'unica applicazione che io utilizzo per modificare le foto perché tutta la parte di editing fotografico io lo faccio al computer con Lightroom o Photoshop e quindi il telefono lo utilizzo pochissimo per modificare le foto. E l'unica applicazione che utilizzo in questo caso è Unfold ed è un'applicazione carina che serve per fare delle stories per Instagram più carine, più ordinate. Per esempio, questa ne avevo fatta una per Miki, l'ho chiamata Schiusino perché io Miki lo chiamo Schiusino. Poi c'è, cioè, come vedete, tipo prova 01, la chiamiamo, create la vostra stories, poi fate sul più e qui vi escono tutti i vari template. Questi qua che vi sto facendo vedere sono tutti 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 gratuiti e poi ci sono questi altri che invece sono magari a pagamento ma costano veramente pochissimo, tipo 99 centesimi, 1 euro, 2 euro, quindi le potete acquistare tranquillamente ed è un'applicazione super super carina perché vi faccio vedere. Vi consente magari di fare delle stories più carine, tipo quello che utilizzo di più io è questo qui, con il riquadrino bianco. Qua c'è il video che ho appena girato, veramente osceno. E magari che so, decido di mettere questa foto qua di Miki, poi la potete ingrandire, la potete diminuire, la potete accorciare, potete metterla un po' come la volete ed è super super carina perché ovviamente vi consente di fare delle stories adattate per Instagram. Perfette e precise, quindi super super carina. Poi vi basta salvarla sul tuo dispositivo e hai fatto tutto. Quindi Unfold è molto molto carina, ma penso che ormai la conosciate un po' tutti perché è super super famosa. Poi vabbè, c'è Netflix, ovviamente importantissimo. Vi faccio dare un'occhiata alle cosine che guardo io su Netflix o che sto guardando ultimamente su Netflix. Tan 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 tan. Ah, questo qua lo devo vedere, è un cavaliere per Natale. Queste sono tutte le cosine che ho visto ultimamente. Sì, sono cose molto tipo da teenager, non lo so, lo so benissimo, però è questo quello che guardo. Quindi, sì, Netflix è fondamentale per quanto mi riguarda. Moovit è un'applicazione che mi serve per quando sono a Milano, perché ho anche, se non mi sbaglio, funziona anche in altre parti dell'Italia, comunque la uso prevalentemente a Milano ed è molto comoda perché praticamente ti fa vedere tutti i metro, i tram, i bus, tutto quello che volete dei trasporti di Milano in questo caso e vi dice esattamente entro quanto tempo magari passano i bus dove dovete andare, per esempio, che so. Vediamo il 39 quando passa, adesso lui fa il suo calcolo e dovrebbe dirvi quando passa. In questo caso passa alle 20:04, sono più o meno le 20, quindi sapete esattamente quando passa e voi potete anche dirvi avvisami quando devo scendere o avvisami quando passerà il prossimo bus. È un'app veramente super super utile per le ragazze che sono, anche i ragazzi ovviamente, che sono come me pessimi nell'orientamento, io ve la consiglio perché veramente con lei. Lei mi ha salvato veramente tante tante volte la vita, quindi Moovit per sempre. Poi vabbè, c'è ovviamente YouTube.
che ve lo dico a fare, e c'è YouTube Studio, che è quell'accanto che mi serve per gestire il canale. Quindi da lì posso vedere esattamente tutti i commenti che mi lasciate, rispondo ai vostri commenti, vedo un po' come sono andati i video, quindi le analytics, vedo se un video è andato bene, se è andato male, posso modificare i titoli, posso programmare un video, posso modificare la copertina, posso fare un pochino tutto, tutto quello che posso fare al computer più o meno lo posso fare anche nell'applicazione. È molto molto carina, mi piace. Se avete un canale YouTube e non conoscevate questa applicazione, scaricatela. Ovviamente non ve la posso fare vedere perché ci sono tutti i dati del mio canale che non posso divulgare, però è molto molto carina. Poi c'è l'applicazione My Vodafone, che mi serve a controllare quanti giga ho, quanto credito ho, quando si rinnoverà la mia offerta, perché io ho un'offerta in combo con il numero di telefono e la fibra, quindi più o meno da lì gestisco un po' tutto. Poi vabbè, c'è Facebook e Messenger, che non uso quasi mai. Ogni tanto ci sono tipo quei 45enni, 50enni che mi contattano su Facebook e mi fanno morire, ci ho anche fatto dei video. E poi le ultime due applicazioni che troviamo sul mio dispositivo sono Deliveroo e Clue. Deliveroo è un'applicazione di, come posso dire, consegna a domicilio di cibo, vi consegna appunto del cibo. Non ve la posso aprire perché ovviamente c'è l'indirizzo di casa e non mi sembra il caso, però penso che un po' tutti conoscete Deliveroo. È un po' come Just Eat, un po' come Glovo, l'unica cosa, se non mi sbaglio, consegna un po' di tutto. Con Deliveroo potete ordinare prevalentemente cibo. E poi c'è Clue, che è l'app per le femminucce, che appunto ci dice quando ci deve venire il prossimo ciclo, ci aggiorna su queste cose, quando sarà il nostro periodo fertile, se dovete prendere la pillola. È un'applicazione molto molto carina. Io purtroppo, quando ho fatto il passaggio dal vecchio telefono al nuovo telefono, non so perché mi si è completamente sballato e non riesco a trovare più tutti i miei dati, e quindi sì, purtroppo mi sta andando semplicemente da giorno per giorno, day by day, non ci sono più i miei dati vecchi, ed è una cosa molto brutta perché per me era molto importante, perché quando prendevo la pillola tenevo traccia di che giorni la prendevo, che giorni non la prendevo, quando mi sarebbe venuto il prossimo ciclo. Comunque un'applicazione molto molto carina, se non la conoscete, vabbè, ce ne sono tantissime che fanno questo, però io la trovo veramente fondamentale perché è molto veritiera. Per quanto mi riguarda, ci azzecca quasi sempre. E quindi niente, queste sono tutte le mie app. Adesso stacco la registrazione. E quindi niente, questa è la fine del mio video, questo era quello che c'era dentro il mio telefono. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto, che vi abbia potuto dare delle ispirazioni magari per delle app, magari qualcuna vi è piaciuta e la volete scaricare. Se è così, scrivetemi giù nei commenti se c'era un'app che magari devo avere per forza. Mi dite: no Luba, non puoi vivere senza questa applicazione. Scrivetemi nei commenti se appunto devo per forza avere un'applicazione, perché in quel caso la scarico. E quindi nulla, io vi mando un bacione e come sempre vi chiedo di iscrivervi, mettermi piace, commentare, attivare la campanellina, sempre la solita solfa, e noi ci vediamo al prossimo super natalizio video. Ciao!